Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Saluto confratelli qui presenti, che vengono da varie parti d'Italia. Saluto tutti voi pellegrini. Chiediamo ancora, per intercessione di Maria, che la nostra vita possa essere sempre più simile al cuore di Dio. Chiediamo perdono, chiediamo pace. Proprio questa mattina ci siamo alzati con una nuova triste notizia di un attentato a Manchester. Un'altra bomba esplosa in mezzo a giovani, giovanissimi, e famiglie. Chiediamo davvero al cuore immacolato di Maria che vinca sulle nostre cattiverie, che nel nostro piccolo possiamo portare pace, perdono, amore. Signore, per tutte le volte che non permettiamo la tua parola di fare breccia nella nostra vita, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, perché a volte lasciamo che la tristezza riempia il nostro cuore, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, per quelle volte che non credendo in te lasciamo che vincano il peccato e le ingiustizie nelle nostre relazioni, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Signore nostro Dio, che ci hai dato la madre del tuo figlio, quale nostra madre, concedici, te lo chiediamo, che seguendo i suoi insegnamenti e ripieni dello spirito di vera penitenza e preghiera, contribuiamo generosamente affinché il mondo si rinnovi e si espanda il regno di Cristo, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni la folla degli abitanti di Filippi insorse contro Paolo e Sila, e i magistrati, fatti strappare loro i vestiti, ordinarono di bastonarli, e dopo averli calcati di colpi li gettarono in carcere e ordinarono al carcerato di fare buona guardia. Egli, ricevuto quest'ordine, li gettò nella parte più interna del carcere e assicurò i loro piedi ai ceppi. Verso mezzanotte Paolo e Sila, in preghiera, cantavano inni a Dio, mentre i prigionieri stavano ad ascoltarli. Improvviso venne un terremoto così forte che furono scosse le fondamenta della prigione. Subito si aprirono tutte le porte e caddero le catene di tutti. Il carceriere si svegliò e vedendo le porte del carcere, tirò fuori la spada e stava per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero uniti. Ma Paolo gridò forte: non farti del male, siamo tutti qui. Quello allora prese un lume, si precipitò dentro e tremando cadde ai piedi di Paolo e Sila. Poi li condusse fuori e disse: signori, che cosa devo fare per essere salvato? Risposero: credi nel Signore Gesù e sarai salvato, tu e la tua famiglia. E proclamarono la parola del Signore a lui
e a tutti quelli della sua casa. Egli li prese con sé a quell'ora della notte, ne lavò le piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. Poi li fece salire in casa, apparecchiò la tavola e fu pieno di gioia insieme a tutti i suoi per aver creduto in Dio. Parola di Dio. Grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca, non agli dèi, ma a te voglio. Cantare. Mi prostro verso il tuo tempio santo. Signore, il tuo amore è rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Hai accresciuto in me per me. Signore, tuo amore è per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani. Signore, il tuo amore è per sempre. Manderò a voi lo spirito della verità, dice il Signore. Egli vi guiderà a tutta la verità. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: ora vado da colui che mi ha mandato. E uno di voi domanda: dove vai? Anzi, perché vi ho detto questo, tristezza ha riempito il vostro cuore. Ma io vi dico la verità. È bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito. Se invece me ne vado, lo manderò a voi. E quando sarà venuto, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Riguardo al peccato, perché non credono in me. Riguardo la giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è già condannato. Parola
del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Abbiamo sentito nella prima lettura Paolo e Silas che vengono carcerati e bannati. A volte capita così, anche nei nostri giorni ancora ci sono dei cristiani che vengono perseguitati, torturati, a volte uccisi in nome del Vangelo. Ma pensate, è capitato anche ai tre pastorelli di essere maltrattati, presi in giro, addirittura carcerati anche loro, ma non si sono fermati. Cioè, non so se che voi questa cosa a volte è come una forza nella parola di Dio, la grazia di Dio, una forza che va avanti nonostante le resistenze, i dubbi che ci sono. Anche all'epoca dei tre che hanno avuto questa bella grazia di incontrare la Madonna in modo particolare, la folla subito non capiva, altri minacciavano. Insomma, capita anche nella nostra vita questa resistenza, no, alla grazia, alla bellezza di Dio. E a volte sembra che questa negatività, chiamiamo così, tutto questo male anche che abbiamo sentito questa notte prevalga. Con qualcuno parlavo stamattina, ma non ne veniamo fuori anche da questi atti di terrorismo possibile? Ci verrebbe da rattristarci, da rassegnarci, invece dobbiamo andare avanti, perché l'amore di Dio non si ferma, non si può fermare. Questo è un primo pensiero. Un secondo ci viene dal Vangelo. Gesù dice apertamente ai suoi che sta per andarsene. Allora il loro cuore si riempie di tristezza, si dice in questo brano che abbiamo ascoltato. È vero, da parte c'è questa tristezza perché Gesù se ne va, ormai c'era anche amicizia, c'era affetto verso Gesù. Loro non erano ancora capaci di capire che Gesù doveva andarsene perché potesse arrivare qualcun altro che il Consolatore, lo Spirito Santo. A volte penso anche nella mia vita, nella nostra vita, certi silenzi di Dio, certe volte la presenza di Dio sembra più un'assenza, cioè a volte Dio non ci risponde subito, non sembra lontano. Magari noi non ci siamo allontanati o crediamo di non essere lontani, però facciamo fatica a sentire Dio presente e la tristezza può riempire il nostro cuore. Ma questa assenza, questi silenzi di Dio possono essere la premessa, se restiamo fedeli, a una nuova, più forte, consolante presenza. Abbiamo bisogno di crescere anche nel desiderio di Dio, abbiamo bisogno di certi vuoti perché entri Dio nella nostra vita, dobbiamo fare spazio. E a proposito di cuore, abbiamo sentito qui in particolare in questo luogo carico di fede che il cuore di Maria, il cuore immacolato di Maria trionferà, alla fine trionferà. Mi chiedo anche quale cuore, un cuore sdolcinato, un cuore dei sentimentalismi, o è quello che dice veramente la Bibbia, laddove nessuno può arrivare se non Dio solo, laddove ci sono i desideri più profondi, dove nascono anche le motivazioni più forti e le decisioni anche più importanti. E allora ci chiediamo questa mattina davanti a Maria, che ci parla, ci porta sempre a Gesù, come è il nostro cuore?
cosa sta passando il nostro cuore. E se c'è confusione, se c'è tristezza, sappiamo che il cuore immacolato di Maria trionfa, il cuore d'amore, l'amore sempre trionfa, non senza lotta, non senza fatiche. La vittoria di questo cuore immacolato non viene così dall'alto senza sofferenza. A me piace questo termine della lotta, perché è così, la vita è una lotta tra il bene e il male, dobbiamo scegliere continuamente il bene. Ogni giorno, ogni mattina, quando ci alziamo, dobbiamo decidere non solo da che parte stare, perché sarebbe troppo facile rispondere, da che parte stai? Da parte del bene, certo, però non basta solo decidere da che parte stare, anche quanto mi metto in gioco, quanto desidero, quanto e cosa sono disposto a sacrificare per il bene, cosa devo tagliare anche nella mia vita perché il cuore immacolato possa vincere, cioè l'amore di Dio. Cosa c'è nel mio cuore che mi disturba? Un terzo, ultimo pensiero, mi permettete partire da questo luogo. Per me è la prima volta che vengo qui, sono venuto qui con un gruppo di pellegrini da Vicenza e stiamo vivendo giorni importanti, giorni molto densi. Abbiamo visto qui la recita del Rosario in un modo così intenso, così bello, che fa pensare, fa riflettere. Non so voi, ma l'immagine del Rosario si lega per me personalmente, mi permettete questo ricordo anche personale, la figura di mia nonna, quando ero in seminario ancora, avevo 16-17 anni, mia nonna è venuta a casa mia, i primi 2 anni della sua vita li ha passati a casa mia e pregava col rosario 1, 2, 3 volte al giorno. Mi chiedevo, ma perché così tanto? Non può pregare in un altro modo? Ci sono altre preghiere. Io stavo scoprendo anche altre forme di preghiera, i salmi come altre letture, eccetera. Mi ricordo che una volta avevo proposto, perché eravamo abituati a pregare sempre la sera, anche insieme ai miei genitori, avevo proposto, scusate, una preghiera diversa con letture, salmi. E lei, alla fine di questa preghiera, sembrava anche fatta abbastanza bene, mi ha detto, ma questa sera non si prega? E allora lì ho capito, poi nel tempo, perché lei aveva una maturità che io non avevo allora, non avevo. Non era solo questione di un'abitudine, è questione che lei aveva capito che se tu ripeti, come quando due innamorati continuano a dirsi ti voglio bene, ti voglio bene, le Ave Marie che si dicono nel rosario, è questo amore che si ripete, si deve ripetere. Voglio pensare al rosario, alla preghiera del rosario, come tra chi è innamorato, chi prega intensamente, ama fortemente. Se non preghi più, forse non ami più. Allora chiediamo al Signore, per intercessione di Maria, che ci aiuti a pregare di più, anche con la preghiera del rosario, perché possiamo amare di più. E il cuore immacolato di Maria possa così trionfare. Questo luogo santo dove la Santissima Vergine apparve, preghiamo, fratelli e sorelle carissimi, preghiamo Dio nostro Padre che ci ha dato per madre la genitrice del suo Figlio. Diciamo insieme, ascoltaci Signore. Ascoltaci Signore. Per tutti i credenti,
affinché seguendo gli insegnamenti di Maria, con spirito di vera penitenza e preghiera, collaborino generosamente per il rinnovamento del mondo e l'espansione del Regno di Cristo. Preghiamo. Per quanti esercitano un ministero nella Chiesa, affinché in comunione di fede con Maria ascoltino, amino e annuncino la parola di Dio con fedeltà e zelo. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per i governanti, affinché promuovano nel mondo la giustizia e la pace e collaborino per una giusta distribuzione dei beni sulla terra. Preghiamo. Per tutti coloro che soffrono, affinché in comunione con Maria, consolatrice degli afflitti, incontrino nell'amicizia e nella contemplazione della croce la forza per camminare all'incontro della vita. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per questa assemblea e per le nostre famiglie, affinché per intercessione di Maria coloro che cercano Cristo li incontrino, i peccatori si convertano e i giovani si entusiasmino per il Vangelo. Preghiamo. Signore, ancora affidiamo per intercessione di Maria al Signore tutte le vittime degli attentati, i familiari. Vogliamo chiedere ancora il dono della pace, della consolazione, della forza, della grazia del Signore. Per Cristo nostro Signore. Insieme fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Celebrando la festa della Santa Vergine Maria, noi ti offriamo, Signore, questo sacrificio di riconciliazione e di lode. Mentre ti preghiamo di perdonare nella tua misericordia i nostri peccati, di orientare a te i nostri cuori. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie. È bello esaltare il tuo nome, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria della Beata Vergine Maria. L'annuncio dell'angelo accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo e meritò di concepirlo nel grembo virginale. Divenendo madre del suo Creatore, segnò gli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo Figlio, estese la sua maternità a tutti gli uomini, generati dalla morte di Cristo per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello dell'adorante si unì alla preghiera degli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo.
assunta alla gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria fino al giorno glorioso del Signore. E noi, tutti agli angeli e santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente la sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, tutti i Santi, Giacinto, Francesco e Giacinta, e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Con fiducia ci rivolgiamo ancora al Signore, preghiamo come Lui stesso ci ha insegnato. Padre nostro, che
Liberaci, Signore, da ogni male, concedi pace ai nostri giorni, per l'aiuto della Tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e torni il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare al peccato, ma alla fede della tua Chiesa, e donne unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. In Cristo Gesù, figlio di Maria, madre immacolata, cambiato un segno di amore e di pace. La cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Concedi, o Signore, il sacramento che abbiamo ricevuto, guidi noi, che veneriamo la Vergine Maria, quale madre del tuo Figlio e della Chiesa, alla vita eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. A conclusione di questa celebrazione eucaristica, il sacerdote presidente benedice anche tutti gli oggetti religiosi che eventualmente avete con voi. Signore, ti preghiamo di benedire questi oggetti religiosi affinché per intercessione della gloriosa Vergine Maria e dei Santi Francesco e Giacinta diventino segno di salvezza per tutti coloro che ne faranno uso, per Cristo nostro Signore. Amen. E ora rivolti verso la statua dell'immagine della Vergine di Fatima, dove è apparsa 100 anni fa, recitiamo insieme la preghiera giubilare di consacrazione. Salve Madre del Signore, Vergine Maria, Regina del Rosario di Fatima, benedetta fra tutte le donne, sei l'immagine della Chiesa rivestita di luce pasquale, sei l'onore del nostro popolo, sei il trionfo sul mare. Profezia dell'amore misericordioso del Padre, maestra dell'annuncio della buona novella del Figlio, segno del fuoco ardente dello Spirito Santo, insegnaci in questa valle di gioia e di dolori la verità eterna del Padre, rivela ai piccoli. Mostraci la forza del tuo manto protettore. Anche i confratelli qui presenti di dare insieme a me la benedizione che viene da Dio, e vi invitiamo a estendere anche a tutti i vostri familiari, soprattutto laddove c'è qualche croce, qualche sofferenza. Bene, vuol dire che l'amore trionfa sempre in ogni difficoltà. Il Signore sia con voi, vi benedica, vi custodisca il Signore. E Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Messa è finita, andate in pace. Diamo grazie a Dio. Non abbiate paura, spalancate i vostri cuori a Cristo e a Maria. Andate in pace. Andiamo grazie. Thank you.
chiamo a mantenere un clima di silenzio e di preghiera, perché questo è il luogo sacro. Grazie e buon pellegrinaggio.